Il sormonto di testa è un'attività chiave nella posa delle membrane bitume polimero. Disponete i teli attentamente come da immagine. Il sormonto di testa deve essere di almeno 15 cm. È buona norma eseguire un taglio a 45 gradi. Eviterà sovrapposizioni multiple che creerebbero eccessivo spessore e favorirebbero il formarsi di pozze d'acqua in copertura. Sfiammate con cura il sormonto di testa. Il secondo strato di membrana deve essere posizionato a cavallo del primo. Se si utilizzano delle membrane autoprotette con scaglie di ardesia, si troveranno i sormonti laterali privi di ardesia, predisposti dal produttore. La giunzione di testa, invece, va agevolata, scaldando la superficie da sormontare fino a far rinvenire il bitume sotto l'ardesia. Le membrane di bitume polimero possono essere autoprotette con ardesia, granuli o con lamine metalliche, come nel caso delle membrane Bituver Mineral, Bituver Megaver AL e Megaver CU. Le finiture in talco o tessuto non tessuto non sono autoprotezioni. Se la membrana non è autoprotetta, deve essere obbligatoriamente protetta, dopo la posa, con vernici specifiche colorate Bituver Bitucolor o alluminio Ecoalver. La finitura Decotex di Bituver consente una maggiore pulizia del cantiere e del sito di stoccaggio, ma anche l'applicazione immediata sulle membrane della vernice protettiva. La gamma California di Bituver, oltre a garantire una protezione più efficace dai raggi UV, comporta un sensibile risparmio energetico estivo, una maggiore durabilità della struttura sottostante e una riduzione dell'effetto isola di calore per la collettività circostante. Megaver California è la membrana autoprotetta ad alta durata, California P la vernice protettiva, entrambe ad altissima riflettanza. Per maggiori dettagli consultare la sezione Le nostre soluzioni su www.bituver.it o il manuale tecnico Bituver.